Ciao a tutti da Parafranze e benvenuti a questo video. Sporchiamoci le mani con la nuovissima mappa Adamello. Parte austriaca, no, mi piacerebbe fare gli italiani, se fosse possibile. Abbiamo Cima Presena e Zigolon. Il nemico ha il sopravvento! Torna a combattere! Purtroppo devo dire che ho paura che la mappa sia fatta al contrario. Ah sì, ma va bene lo stesso. Andiamo ad assaltare Cima Presena. Ma questo con la cresta del Maroccaro. E secondo me tutto si doveva svolgere da questo lato qua, verso Cima Presena. Ma va bene lo stesso. Bene, tutta questa linea qua inizialmente era in mano agli austriaci. E anche tutto questo lato di qua. Però probabilmente siamo già in una fase avanzata della guerra dove gli italiani hanno già conquistato tutto questo lato qua. Vediamola in questa maniera. Ecco, Cima Presena là davanti a noi. Non mi entrano i colpi. È bello, bello ragazzi, bello ragazzi. Questa qua è tutta cresta Maroccaro che è percorribile. Devo dire che è anche abbastanza realistica. Devo dire che è anche abbastanza realistica. Laggo un filo. Oh, bello, bello. Il mio Vetterli preferito. No, no, no. In verità ho detto una scemenza, perché vedete che da questo lato qua ci sono tutte le ridottine austriache ed è corretto che sia così. È corretto che sia così fino a un certo punto, perché in verità da quel lato lì gli italiani erano bersagliati dalle ridottine più in basso. Ecco, siamo arrivati intanto a Passo Presena, alle ridottine più in basso della Sgualdrina, che vediamo se riusciamo a trovarla. Eccola qua, questa qua è il cornicciolo di Presena. Ebbene, ha fatto veramente bene. È fatto veramente bene, siamo però secondo me dal lato comunque sbagliato. Perché tutte le azioni si svolsero più esatto da questo lato di Passo Presena. Bello, bello però. Bello ragazzi. Fatto bene, qua abbiamo il ghiacciaio dell'Adamello e qua tutta cresta Maroccaro. Va bene, andiamo a conquistare Cima Presena. Per chi volesse conquistarla oggi, Cima Presena può arrivare con la funivia qua e farsi a piedi quest'ultimo pezzo. È interessante, interessante, perché mi fa una certa impressione. Oh, c'ho qualcosa, una bomba a mano, no? Perché sono... Porca miseriaccia! Ci sta, ci sta. Però fa una certa impressione, posso assicurarvi che fa una certa impressione rivedere in un videogioco i posti che frequento ogni estate. Ecco, l'unica cosa che tutto l'assalto si è svolto più da questo lato qua. Comunque sì, qui sopra, ma se l'attacco fosse stato fatto da questo lato sarebbe stato scoperto su tutti i lati. Va bene, interessante. Offensiva vittoria. Vediamo se riusciamo a entrare in un'altra partita, giusto per goderci un po' meglio questa mappa e magari capire anche meglio come si svolge tutto l'assalto. Allora, purtroppo è abbastanza pieno il server. Trovare una mappa ad Amello libera è difficile. Tra l'altro da oggi è tornata disponibile Scalata, che scadrà tra 11 giorni, 14 ore e 3 minuti. No, purtroppo non l'hanno resa definitiva, però è una modalità molto bella. A mio parere la migliore di questo gioco. Ecco qua, stiamo rientrando, Presena. Ci siamo ragazzi! Facciamo perdendo quel... Allora, partiamo da Sottopasso Maroccaro, che è molto realistico, bello, bello, mi piace. È così, se trovo qualche foto ve la metto in sovraimpressione. E ci stiamo avvicinando a Passo Maroccaro. Bello, lago scuro, corno di lago scuro.
Ecco, abbiamo già delle trincee scavate nella neve. Ok, qua abbiamo tutto ghiacciaio presena. Stiamo più in alto, stiamo più in alto. Era un bot. Eccoci qua di nuovo, cresta Maroccaro. Qua abbiamo già conquistato. Qua stiamo uscendo dalla mappa, sì. E secondo me tutto si doveva svolgere da questo lato, anche perché noi avevamo un distaccamento del villaggio militare a Passo di Lago Scuro e avevamo anche un distaccamento al rifugio Mandrone. Tutto l'altro lato in verità era per metà italiano, ma sotto il tiro degli austriaci. Vabbè, percorriamo. Ma c'è gente. Niente, proprio non entrano i colpi. Tutti bot, ma almeno riusciamo ad apprezzare la mappa con calma. Qua abbiamo davanti a noi il gendarme, il castellaccio, Passo Paradiso più in basso. No, no. Bello, bello. Ambientazione top. Vediamo se riusciamo a fare un po' di scalata qua e là. Mamma mia. Maroccaro. Sì, dai, ci cresta Maroccaro, ci può stare. Adesso ci ammazzano. No, un nostro compare. Va bene, va bene, conquistiamo cresta Maroccaro. Il nostro amico ci ha salvato. Cima presena davanti a noi, lo zigolon dall'altro lato. Interessante perché è veramente ben fatto. Perché c'è una baracca abbastanza ancora ben tenuta, che è proprio in questa posizione. So che finché non conquistiamo Maroccaro. Sei. Questo è un nostro. Inchiodateli su quella posizione, ragazzi. Niente, dobbiamo conquistare qua. Se non conquistiamo qua, è poco da fare. Maledetto. Conquistiamo cresta Maroccaro e poi sblocchiamo il prossimo obiettivo. Abbiamo messo in sicurezza la posizione. Ottimo. Ah, tanto sto sbagliando completamente. Non avevo visto che l'obiettivo B era da far saltare. Quindi andiamo a dare una mano ai nostri compagni all'obiettivo B, che è sicuramente più importante dell'obiettivo A. E scappate tutti. Porca paletta, cosa scappate a fare? Ma comunque ha più o meno tutto un senso, non è così sbagliato, perché da questo lato qua, se ci fossero ridottine austriache, ci sta. Però maledetto. Niente. Dai, ragazzi, dai, dai. Se da questo lato ci fossero gli austriaci, stavo dicendo, è corretto, ma le azioni si sono svolte per la maggior parte da questo lato qua. Anche perché appunto gli austriaci ci avrebbero sparato con mitragliatrici e tutto il possibile ed immaginabile da questo lato qua. Erano i Monticelli, Sgualdrini e Corniciolo di Presena. Però già per me, già riuscire a vedere in un videogame questi posti è già un gran successo. Niente. Dai, dobbiamo arrivare a Cima Presena, porca miseria. Va bene, facciamo una ufficiale ancora
po' too much, ma no, dai, proviamo a fare ufficiale. Va bene, dov'è che riesco? Ehi, la tormenta. Va bene, allora. L'artiglieria sta sparando su queste coordinate. Ah, ragazzi, no, niente, non arriveremo su cima. Su cima Presena sto giro, purtroppo. K Forest. Niente. Padrone di bombardieri, verso giù. Sopra di noi. Dovete bombardare. Ok, qua riusciamo a vedere un po' l'effetto dei nostri bombardieri. Ah, intanto possiamo godere un fantastico panorama in conca Presena. Vediamo se riusciamo a fare un po' di danni. Quasi nulla, peccato. Dai, questo riusciamo. Va bene. Ci siamo suicidati, ma con ardimento. Adesso dobbiamo conquistare. Ah, porca miseria. Bene ragazzi, stiamo conquistando anche Cresta Maroccaro. Zio, copri il dietro però. Ma da dove? Da un chilometro era lì in mezzo ai cadaveri. Vabbè. Dov'è il cane? Va a farsi tutto il giro. Oh. Ma porca miseria! E non muore! Dai ragazzi, conquistiamo Cresta Maroccaro, vi prego. Conquistiamola tutta. E poi andiamo verso Cima Presena. Fischietto per rigenerazione del plotone. Adesso muoio. Ma no, zio Bono. Avanti, Savoia. C'era stare in un posto safe. Dai. Vai così. Cresta Maroccaro conquistata. Dov'è? Da dove? Oh! Porca paletta! E ci fa gente ancora in giro qua? Nelle zone conquistate. Va bene. Ah, me lo devo costruire io in sostanza, vero? Niente, ufficiali alpini sono molto concreti, si costruiscono le cose da sole, questo
Adesso facciamo così, cortina mobile. Dovete bombardare questa posizione! Get those bastards! Aspettiamo un attimo di usare anche i bombardieri che ci potrebbero servire. Ecco, queste qua erano le passerelle che avevamo visto in anteprima. No, quindi non sono quelle del Sentiero dei Fiori, ma sono quelle qua di Cresta Maroccaro. Qua è il nostro fumo. Dai, dai, togli, basta, basta. Uno è con il nostro. Abbastanza coperti. Grande amico caro. Benissimo, ragazzi, siamo a Passo Presena. Siamo a Passo Presena verso la cima omonima. Qua tira il vento anche nella realtà. Si tira basso sta pistola. Bello, bello però ragazzi, molto bello, veramente spettacolare sto gioco. Va bene, allora nasciamo da questo lato qua. Quindi allora ci servirà del fumo qua, vediamo se ce l'abbiamo. È un bel martellamento se si riuscisse. Su Cima Presena. Squadrone di bombardieri, possiamo fare così. Ma mi manca un segnalino che avevo messo a metà mappa, sbaglio? Ostia! Contrattaccano. Ottimo, la nostra artiglieria ha dato effetti. Ecco, così nella realtà saremmo già morti. Anche perché tutta quella montagna lì era presidiata da un sacco di mitragliatrici austriache. Non so come riesce a nascere su di noi. Grande zio. Aia. La vedo dura, ragazzi, la vedo durissima. Troppa gente, tanta gente. Però ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ragazzi, ce la possiamo fare. Allora, nasciamo qua. Avanti, ragazzi, è la vittoria. Ce la siamo portata a casa in questa magnifica mappa. Direi che per oggi è tutto. Voto della mappa 9. L'unico appunto è che purtroppo, secondo me, si è svolta dal lato opposto. Quindi ci sta tutta la cresta di Maroccaro, ma più che verso Passo Paradiso. Quindi cresta di Maroccaro al centro, fare l'assalto verso sinistra si sarebbe dovuto svolgere verso destra, anche perché, appunto, come ho già detto, verso sinistra saremmo stati vulnerabili, dato che tutte le montagne che avevamo di fronte erano presidiate dagli austriaci. Bene, bene, direi che ci sta, ci sta, ci sta. Magari farò qualche altra partitina, farò qualche altro video sicuramente di approfondimento. Anzi, facciamo così: lasciate un bel like, commentate. Fatemi sapere se volete qualche video di approfondimento, magari creiamo una partita privata in modo da vedere bene ogni singolo luogo, ogni singolo posto, com'era e com'è oggi. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video. Grazie.